Graduatorie di terza fascia personale ATA. I requisiti per presentare domanda. Le graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA vengono utilizzate dalle scuole per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale assente. Le domande, quest'anno, potranno essere presentate unicamente tramite istanze online, ma per l'accreditamento sul portale e la rigenerazione del codice personale sarà necessario il riconoscimento fisico dei candidati nelle segreterie scolastiche. Le istanze per le graduatorie riguardano le seguenti figure: collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico, addetto all'azienda agraria, guardarobiere, infermiere, cuoco. Collaboratore scolastico, diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle regioni. Assistente amministrativo, diploma di maturità. Assistente tecnico, diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio secondo la tabella di corrispondenza titoli di studio laboratori vigente al momento della presentazione della domanda. Addetto all'azienda agraria, diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agroindustriale, operatore agroambientale, figura presente solo negli istituti agrari. Cuoco, diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina, figura presente solo nei convitti educandati. Infermiere, laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere, figura presente solo nei convitti educandati. Guardarobiere, diploma di qualifica professionale di operatore della moda, figura presente solo nei convitti educandati.